Oh, vedi, che è sta roba? Niente intro, niente like sulla fiducia, niente, direttamente in media res con grafica nuova, tra l'altro, che vi, come si dice, farà anche, insomma, vi faccio vedere come poi sarà su Twitch queste live con la chat addirittura integrata e così via. E, siamo su... Attenzione, ho sbagliato una cosa. E, siamo su Magic Arena, siamo su... Blow Bianco Control. Siccome mi sta piacendo molto questo mazzo, ma molto molto, e sto avendo dei grandi risultati, sono arrivato ben a Diamond, signore e signori, ben a Diamond. Allora, sai che c'è? Io direi che ve lo gioco qua su YouTube. Tra l'altro, questo tipo di video che faccio senza appunto intro eccetera, tipo stream, sono i video che gli abbonati hanno a disposizione, perché io quando testo, diciamo, per esempio adesso sto testando Modern per la stagione RCQ di Modern, probabilmente domenica andrò a giocare a qualche RCQ. Ho rilasciato una serie di video per abbonati, appunto, che fa vedere come testo il mazzo Scapeshift. Se volete avere accesso a questo tipo di video, allora io vi consiglio assolutamente di abbonarvi, perché no. E intanto, però, siccome appunto mi sta piacendo Standard tantissimo, mi piace moltissimo questo mazzo, allora sa che c'è, io mi metto qui e gioco su YouTube. E riempio magari questi tre giorni con un Road to Mythic, così l'abbiamo chiamato, visto e considerato che appunto siamo in Diamond, ci siamo arrivati bella molto molto bene, direi. E niente, questo non funziona, scusate. E ci siamo arrivati molto molto bene, quindi adesso stiamo cercando di farci valere. Sto coso è forte, ma viene esiliato, non so se ve ne rendete conto da questo Elspeth Smite, no, come si chiama? Elspeth Smite, sì, quindi lui probabilmente da lì non si muoverà, non attaccherà, perché lui è su mono black, diciamo, con midrange combo, diciamo midrange combo, insomma. E mi piace molto sto mazzo, ci ho fatto veramente uno score. Ah, qui vuole che gli tiro smite, che io non gli tiro, perché io quella creatura è stappata e me lo piglio quel counter, sempre che io voglia prendere, perché manco è detto. E no, questo, copiamo un token, chiaramente non creatura, copio questo, così peschiamo. Eccola, proprio te volevo. Così posso fare sia il Elspeth Smite che token nel suo turno. Eccola qui. Secondo me questo mazzo che sto giocando è veramente un mazzo insensato per lo standard, signore e signori. Quindi se vi piace rankare in standard, se vi piace lo standard e magari volete questo mese fare Mythic alto, io... Cioè, veramente non trovo un difetto a sto mazzo, sono sincero. Non so che difetto c'ha sto mazzo. Pesca, ha una chiusura inevitabile, che sono 1000 token che con Caretaker Talent diventano giganteschi. Guadagna vite, fa vratta, fa poi removal. Non so, io non... Ecco, vedete questa... Ah no, questa non è la combo, scusate, perché la combo... tra l'altro in questo formato manco c'è. Lui lascia stappati questi due, così io ci faccio vratta. No, perfetto, perché se attaccavi con questo proprio... Ok, allora lascia stappati quei due, ha senso secondo me fare così, riprendersi counter. Questo è vero, rientrerà, però sti cazzi, lo gestiremo dopo. Deduce ci piace, anche se di carte ce ne abbiamo moltissime, diciamo che forse andava messo sotto per prendere terra, però... E distruggi tutte le creature stappate, eccoci qua. E appunto terra non è arrivata, io quindi non posso manco fare counter, pensa un po'. Questo è un po' un problema, Comunque qui c'ho deduce per pescare due, deduce pesco due con Caretaker Talent a terra. Preacher, che è comunque antipatico. Sto mazzo, ripeto, io sono 10-1, 10-1.
E infatti sono arrivato veramente in maniera molto molto veloce. Ah, non ho due blu, allora perché? No, invece ce l'ho. Così posso fare count. Però questo qui mi rompe un po' il cazzo. Eh no, mi rompe troppo il cazzo, scusate. Quindi questo qua non voglio che lui peschi. Vai. Sto marzo forse un get lost, dei get lost gli servono, potrebbero essere aggiunti, ma veramente è troppo forte. Cioè non... La partita lunga la vinciamo sempre noi, non c'è dubbio proprio. Sì, questo te lo counter perché torna il cazzo quando muore, cioè rompe il cazzo quando muore perché torna. Quindi niente, via, quello nel cimitero. Ok, questa è buona e questo pure mi sembra un giornalista... del non lo so, del Fatto Quotidiano, uno che rompe il cazzo, eccolo qua. Si spera, perché i giornalisti oggi, vabbè, lasciamo perdere i pipponi, ho deciso di finirli, no? Quindi insomma, so che c'è chi insomma li vorrebbe ancora, ma mi hanno dato dei problemi, quindi insomma. Ah, eccola, c'è la combo, come no, c'è la combo. Questo ti uccide, questa combo qua ci uccide, quindi serenissimi. Noi blocchiamo, quello c'ha dettaccio ovviamente. E peccato che non sono tutte, come si dice, qui devo uccidere quelle, la potrei, no, quelle stappate, vai, 3 steps ahead, io penso che qui faccio caretaker talent, pesco 2 con questa giocata qua. La terra già l'ho fatta, intanto pesco 2, lui ha una carta di cui mi devo preoccupare con questo counter, preferisco in questo turno utilizzare tutto il mana perché quella carta è insomma difficile che poi sia utile, e invece adesso appunto non ho, potrei fare token qui, tanto per pescare 2, ma no, lo faccio poi, cioè, tutto instant, tra l'altro io qui posso fare token tesoro, che è molto meglio di fare token pesce. Chi se ne frega del token pesce. Qui pesco 2. Troppo forte. Lo mazzo troppo forte. Questo è Silia, eh. Questo è Silia. Quindi c'è carte. No, che hai fatto? Hai speccato il tesoro? No, mi raccomando. Tesoro ce lo teniamo stretto. Qua peschiamo tutto. Bezza pure forte. Ma io quello lo voglio esiliare. Quindi faccio questa giocata. Prenditi sta cazzo di carta e vai. Io pesco 2. 3. Purtroppo ho già fatto terra, quindi una carta dovrò scartare, sarà questa Sigrom Cost. Ecco qua, c'ho counter in mano. Ciao. C'ho counter, c'ho molteplici counter in mano. E poi quasi lo ammazzo perché questi sono tutti 5-5, 6-8 mana, eh. Preacher, mi sa counter. Mesa counter. Sì, counter, perché poi c'ho altro counter. Cioè dov'ha? Un po' vince mai. Se qui c'è qualunque cosa io faccio altro counter. Appunto. E questo esilia pure. Conveniva troppo, era chiaro che quella era una bocco. E lui chiaramente chiude la partita e si va a G2. E allora lui è un midrange, delle cose nel suo cimitero succedono, secondo me questa è una carta e questa pure è una carta. Elspeth's Might esilia, quindi è carina, anche questo esilia, però secondo me una copia la possiamo levare. Questi No More Lies on the Draw sono un po' clunky, invece 3 steps ahead li terrei. Non è che Bezza è il mio preferito qui, però vabbè, dai, ce l'ho. Le vratte che io comunque ho aggiunto delle removal, no, non le ho aggiunte, che comunque questo non sarebbe male aggiungere Destroy Evil qua, eh. Artefatto incantito con creatura con questa source con forza 4 più alta, quindi questa non prende. Ah no, ho artefatto incantito o creatura con forza 4. No, vabbè, una bezza secondo me va bene.
Fina. Voi penso non la sentire quando fa questi versi. Uno c'ha tempo per rancare, che fa? Lo deve fare da solo. No, ieri ho rancato da solo tutto il tempo, pure da telefono. Ok, perfetta. Dures. Dures ha tolto la vratta. Vabbè, questa qui la possiamo fare subito. Raddoppiamo il bianco, mo i due blu ce l'abbiamo in mano. The Deuce è pronta. The Deuce. Mi piace dire The Deuce. Questo col cazzo, c'ho solo basiche, no, questa ce l'ho. Vabbè, ma questo mazzo gioca pure tante basi. Stoppable Slasher, che comunque, cioè, senza risposta alcuna adesso, caga il cazzo, mi leva 12. Ok, non mi leverà 12. Sì, The Deuce con tutte ste terre mi piace. Spero che lui chiaramente non abbia removal per non farmi levare 12. Ecco, guarda, questo proprio non vedeva l'ora di bloccare. Fai l'altra creatura e così Bezza c'ha valore. Anoli Annex, che non è un'altra creatura. E vabbè, però così pesco una carta, un po' di valore ce l'ha, dai. Fine, pesco una carta e basta, non faccio nient'altro. Comunque almeno blocca. Questo è molto forte. L'ho vista in Pioneer. Chissà che non possa arrivare pure in modo. È molto forte sta carta. Mi piace molto. No, Modern è troppo comunque. Eccolo qua. Quindi leva 12, siamo d'accordo, no? Perché lui leva. No, 11 in tutto. Misery Shadow. Ah, Elspeth Smite è una buona carta di Magic in questo momento. Quindi Fonte in Porta ancora non la facciamo vedere. Facciamo vedere questa terra che lui conosce, così non sa più che carte ci abbiamo in mano. E vediamo che cosa succede. Questo lo dobbiamo esiliare. Questo lo dobbiamo bloccare con questo tizio. E poi peschiamo. Beh, lui sta andando molto forte qui, eh? Il fatto che poi ci abbia questa. Qui un Dures avrebbe fatto veramente un'eterna differenza. Oh, io devo ancora, perché sennò questo mi fa troppi danni, eh. Ecco fatto. Voglio bloccare, sì sì. C'è uno scry e poi la carta ce la peschiamo. Vabbè, counter. Non è meraviglioso, ma va bene. Toh. Ti risparmio di dover pompare la Misery Shadow, ok? E fa demone. Va bene. Demone cattivo. Molto cattivo, perché a parte che è un 6-6 e poi mo me spacca il culetto. Ah, quindi demone via. Untapped. E mo fammi conti con una Misery Shadow che è bella cazzuta. E vabbè. Qui si deve inventare altro demone per non perdere le vite. Però, cioè, comunque sta pescando uno in più a turno, eh. Non so se senza Caretaker Talent noi lo teniamo un mazzo del genere, perché effettivamente lui non deve far fatica e pesca. Noi un pochino di fatica dobbiamo fare, investire del mana e così via. No, questo proprio no. Eccoci. Vabbè, pompi, sì, non posso pescare. Diciamo che con questa fonte in porta a terra quantomeno blocco. Ah, questa blocca meglio però, eh. Questa blocca meglio, guadagna vite.
Elspeth Smite. Andiamo a cercare qualcosa di più sostanzioso. Qui dobbiamo trovare un Overlord e lo dobbiamo trovare anche al volo. Dures, bello, su una carta che non è niente, bella bella Dures, mi piace. Ora secondo me blocco, sacco questo, guadagno 3, faccio scry 1, sacco questo, pesco. Certo, così facendo, se pesco Caretaker Talent, ah no, ce l'ho il token da fare, come si dice. Quindi prima vedo che c'è in cima, guadagno 3 e metto un pezzo. No. E poi, senza perdere vite, nulla, nuce, eccoci qui, sacrifico token e pesco, gli libero la giocata, tanto lui sa che io non ho niente perché ho una bella terra in mano. Altra carrot cake, buonissima. Due danni che non mi fai. Ora, 5-6 mana per un Preacher. Preacher è forte. Non è un demone, lui sta continuando a pescare due ogni turno. Arriva Liliana, che è fortissima anche su questa board. Sacrifico l'1-1, antipatico, sì. Antipatico. Deduce, antipatico anche lui. Torna, discottante attualità, l'1-1. Squalo. Squalo non è male, dai. Squalo non è male. E perché l'ho pescata? Non c'ho una terra per fare Deduce squalo. Vabbè, ormai tengo così. Each player discard card. Andiamo a pescare. Vabbè, risolvi. Uno di questi lo scarto, che ne dite? Cioè. Poi decido a fine turno se prendere tre vite. Lui che ha scartato terra. Vabbè, ma lui c'ha il motore, insomma. Ma c'ha due motori, tra l'altro. E ok. Dai, questo perdo due, quindi per me va bene bloccare solo l'altro, che è quello pericoloso in fondo. Altra 6-6. Lo dobbiamo gestire. Non so bene manco come. Aperto tutto. Mamma mia, che partitone, eh? Doppio squalo questo? No, doppio squalo questo no. Squalo basta e... basta, mia, certa, eh. Tu sei arrivato molto, molto, molto tardi. Troppo tardi. E... questo... e questo... The Deduce mi scappa. Forse era meglio farlo come creatura addirittura. E qui lui non mi farà mai sacrificare. Perde Liliana, io perdo un 1-1. Non è un affare. Siccome pesca 2 a turno. Ma tra l'altro pesca 2 mi manda 2. Sai che c'è? Andiamo alla prossima partita. Bravo Oppo. Sicuramente a cavallo di questa roba ha vinto. Quindi io voglio Destroy Evil dentro. Voglio Destroy Evil. E... Elspeth Smite per esiliare quella 2-3 del merda, cioè, però a parte quello faccio una vratta, un'altra bezza tolta. Caretaker Talent non lo tocco, ma ho già levato uno di questi 3? Dov'è il quarto? Io non l'ho levato, no, 3, ma forse la lista ne ha 3 di base, io non me ne sono accorto. Sembra strano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quindi c'è il bug della side. Inside io non lo vedo. Ah no, non è vero perché ho 61 in... qua. Vabbè, Destroy Evil facciamo... anzi no, scusa. Meglio levare uno di questi che...
cimitero così così mi sembra, cioè forte per carità, ma non fortissimo il cimitero. Non so, poi vediamo la lista a fine di questa partita, e, sperando di vincere, tra l'altro, perché io qui devo arrivare a Midic. Va bene. Una Dures mi leva, Carrot Cake che è importante, però poi insomma dovrei comunque campare un minimo, cioè devo trovare terza terra, già andare qui è forte. Senza Carrot Cake è brutto, però gioco questo, quindi non devo avere più paura del 2-3. Forse sì, Elspeth Smite è la carta che non è buona, perché non prende il 2-4, prende solo ed esclusivamente il 2-3. Allora, qui io mi sono sempre chiesto, ma è meglio scraiare o meglio pescare per cercare terra? È meglio scraiare, perché in fondo si vedono, cioè, pescare peschi subito, ma se non c'è terra, niente. Se a te ti serve terra, guardi, levi e poi prendi terra, insomma, no? Ok, Deep Cavern Bat forte. Che ha levato. Caretaker Talent, va bene. E io direi che noi peschiamo qua con The Deuce. Non ho fatto Ghost Vacuum. Se fa incantesimo, abbiamo risposta. No, però perché peschiamo? No, sempre se solo io voglio quarta terra per fare questo. Quindi non pesco, vado a fare scry. A meno che non fa incantesimo. Se fa incantesimo io lo levo. Misery Shadow. Va bene, Misery Shadow non è un problema. No, cerco terra. Quello è forte, fa cose, fa una bella partita, però niente. C'è terra che non arriva, cerco terra. E arriva, avete visto? Basta cercare, no? Ok, ho deciso di non giocare quel Ghost Vacuum qui per fare Destroyville in caso serva. Deep Cavern Bat un'altra volta. Questo me lo leva per forza perché se no io gli faccio fuori tutti e due Deep Cavern Bat con un colpo solo. Quindi secondo me è questa la carta che mi leverà. Così facendo Misery Shadow comunque la può far salire, quindi vabbè, forse mi faccio fare danno addirittura, non perdo niente qui e vado a pescare. Che ha levato? Ha levato l'Overlord. No, non avrei levato l'Overlord, fossi lui. Altra Misery Shadow, una con l'altra non è che sono tanto contente di stare, ecco fatto. Sì, lo so, ti do due carte, ma prendo due carte anch'io. Sono carine ste season, mi piacciono, eh. Mi piacciono abbastanza. Sembrano carte forti, cioè questa è una carta forte. Esilio doppio pipistrello, metto pedina, via. Mo faccio Caretaker Talent, copio. Anzi, Caretaker Talent, Deduce. Se pesco terra, Caretaker Talent. Oh, questo che c'ha costituzione 4, giusto? Perfetto. Questo che dice? No. No, sì, non voglio perdere vita. Che ho fatto? Ho bloccato tutti e due la stessa? Ah no, 2-1-2-1, perfetto. Aia, Dures da! Che dolore dure! Però leva Caretaker Talent. Pensa quanto ha paura. Cioè non Destroy Evil, ma Caretaker Talent, va bene. Ah, ma infatti è una carta proprio insensata, Caretaker Talent. Quindi sono d'accordo con lui comunque. Ah, adesso questi sono 2-1, cominciano ad essere un po' più stronzi. Le Misery Shadow, ripeto, si overlappano, quindi adesso io mi faccio colpire, faccio Destroy Evil qui e non blocco e poi vado a pescare turno dopo. Intanto questo piano piano si sveglia. Mi dirai che adesso è il suo momento per fare l'incantesimo, perché poi io devo scegliere tra Bloodletter of Alcatroz e quello scemo dell'incantesimo, che è la cosa che l'ha fatto vincere prima. Quindi se c'è incantesimo, secondo me io farei incantesimo, ecco, cioè, insomma. Vabbè, io però sparo allora a sto punto, diciamo che
Se lui è stato bravo, si è mantenuto in difesa, mi ha fatto il trick e adesso va bene così. No, 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 nessun blocco. Decidi tu quanto vuoi farmi, però puoi farmi 5, 2, 7, 9 in tutto. Se non c'ha proprio un cazzo da fa. Invece mi fa solo 4, vedete, perché comunque deve impiegare il mana, deve fare roba. Le misery shadow sono così, eh. Sì. Removal, un po' a caso, però vabbè. Cioè, perché ha fatto sta giocata? Oh, io non lo so. Cioè, avrà un altro in mano, eh. Se supponiamo che è un bravo giocatore, c'ha un'altra rimozione in mano, perché se no non si spiega, ragazzi, eh. Guarda, questo te lo levo subito da qua, perché chi lo sa che un giorno uso io quel coso, eh. Devo fare terra. Allora vado a cercare effettivamente la terra. Non la trovo, trovo squalo, buono squalo. Vai, vai. Squalo sul campo di battaglia mi piace. Così, mi spacca la terra, così mi dà anche un mana. Che se avessi una terra in mano sarebbe utilissimo, perché non ho fatto terra, faccio terra e faccio pure deduce. Ma no, non ce l'ho, quindi va bene così. Vai. Non mi muovo. Quello se leva un segnalino. Quindi questo subito posso farlo. 6 mana, sacrifico e tiro fuori uno di quelli. Non blocco. Allora, 6, 2, 8, 9, 10 al limite, vai. E poi comincio a bloccare da dopo, perché io le creature le cago. Vai. Decidi quanto farmi. Due carte in mano e decidi di farmi 10 perché no, 8. Quindi ho due carte in mano per quel famoso removal di cui sopra. Quindi ha questo e adesso me lo fa. No? 3 mana Liliana. Liliana non è buona, sì. Liliana muore se fa scartare carta antipatica. Ah, però questo risolve, ma questo risolve i problemi? Sì, beh, Liliana le meno e quei due li esilio, dai. Aspetta però che pure riprende. Eh no, perché se no io muoio. Attacco, poi riprendo Caretaker Talent e faccio due pedine che bloccano. 2, 7, 9, basta lui trovare muore e vince. No, non mi piace, dai. Vabbè. Non lo so, forse giocata sbagliata questa, eh. Forse giocata sbagliata, dargli due carte in questa situazione secondo me non è interessante, però. Cioè non è interessante, è una buona cosa, però faccio pure una, diciamo, futura 5-5. Questo qui si sta per liberare dal gioco delle impending, non impeding, impending. Mi avete corretto nei commenti, avete fatto bene. Non è che uno può rosicare sempre quando lo correggono, regà, porca puttana, è giusto, era impending, ho sbagliato, anzi grazie. E vabbè, è così, Diamond Tier 4. Io comunque un video di 28 minuti l'ho lasciato, magari il giorno dopo un altro, il giorno dopo un altro, andiamo dove arriviamo.